Yuki a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo video. Oggi ragazzi si torna con un bel contenuto classico, un lottino, diciamo rispetto alle ultime cose è un pochino più piccolo, però diciamo anche questo c'ha quel qualcosina di succoso. Ma prima di tutto apriamo la porta al gatto perché anche lui deve andare a cagare e come posso privarglielo? Prima di iniziare, ovviamente vi ricordo che, nel senso, questo è il canale, questi sono i contenuti, quindi iscrivetevi. Ah, ovviamente se volete liberarvi delle vostre carte di Yugi, Magic, Pokémon, trovate Instagram qua sotto in descrizione e contattatemi lì. Detto questo, andiamo con l'unboxing. Allora, adesso farò finta di aprirlo per la prima volta, anche se non è assolutamente vero, perché mi serviva una carta che stava qua dentro, che me l'aveva chiesta un ragazzo. Diciamo che ne avevo un'altra copia disponibile, ma non ero riuscito a trovarla. L'ho trovata solo successivamente l'apertura del pacco, ma dettagli. Allora, abbiamo un playmat di Pokémon, poi alcuni box di Brother of Legend senza le carte di Brother of Legend, molto probabilmente. Sì, ne abbiamo un po', eh. Allora, mettiamo qua, poi un box di Pokémon senza carte di Pokémon, ovviamente. Due carte common, due deck box probabilmente con la roba più interessante, un altro deck box, questo e una roba penso piena di common. Ma dettagli. Allora, io inizierei con uno dei box di Brother of Legend, sperando di trovare qualcosa di carino. Anzi, io inizierei prima di tutto con il playmat, che è un playmat di Pokémon, che ovviamente non c'entra un cazzo, però vabbè, bellino. Poi adesso andiamo con la roba di Yugi, che è quella che vi interessa sicuramente di più. Allora, vediamo, dovrebbero essere pile queste di common. Vediamo se c'è qualcosa di umano. Allora. Immondizia come al solito, dai. Tanto è difficile che tra le common esca qualcosa di buono. Perché tanto mi sembra non ci sia niente di umano tra le common attualmente. Soprattutto di espansioni così recenti. Forse tra le rare, però common proprio zero. Questi, casomai, diciamo, tornasse come formato, però dubito. Leviamo e niente. Primo box, confermo, zero. Andiamo col secondo. Più che altro non ricordo neanche quanto l'ho pagato. Dopo dovrò informarmi. Allora, secondo box. No, niente, non c'è niente di carino. Boh, questo, ma non so neanche se sta qualcosa. Sarebbe bellino trovare tipo degli araldi arancioni rari, perché me ne hanno chiesti un paio oggi e li ho finiti. E quindi, oh, carino questo. Quindi vediamo. Allora, doppio C, beh, sintonizzatore, carina. Che poi oggi sono andato a fare il torneo local alla mia fumetteria, che alla fine non si è fatto perché avevamo in troppi pochi. Quindi ho passato tutta la giornata a fare ritiri generici e ho preso una caterba di roba. Dopo, nel caso, se passate in live, quella ve la faccio vedere lì. Quindi vi aspetto su Twitch. Allora, vediamo se da qua esce qualcosa, ma dubito. Allora, vediamo. Porca troia, è la prima volta che tra le common non trovo qualcosa di umano. Spero di rifarmi con le prossime espansioni, perché ci dovrebbe essere roba da TDGS. E diciamo che attualmente contiene carte belline. No, mamma mia, roba di pote. No, di difo pote, mamma mia. Mi prende l'ansia solo a pensare di dove le carica. Allora, un Crebons, una batteria. Niente. Andiamo col prossimo. Devo sentire quando passano i turbini, perché qua c'ho un botto di carta da buttare via. Tanto le opzioni è o quello o il fuoco direttamente. Poi qualcosa Lightsworm. Ma poca roba, eh. I draghi del giudizio non sarebbero male da trovare, perché attualmente non si aggirano su basse cifre, eh. Cioè, nel senso, uno common da structure sta a un euro ed è veramente tanto. Allora prossimo. Uno super scanner. Allora, vediamo, ultima offerta. Dai, tirami fuori una proibizione, che anche quella common non sarebbe male. Ma questa è tutta roba stranuova. Questa è tutta roba stranuova che ho già. Che palle, via.
Via via. C'ho pure in tedesco sta roba. Allora, scanner. Scanner umano. Poi Crebons. Questo. Allora, l'onesto. Abbiamo qua un demone sofferente. E passiamo al prossimo. Alla prossima scatolina. Allora. Allora, vediamo. No, mamma mia, ancora Tifo. Ma quanta roba ha comprato? Un oceano leggendario, forse sta qualcosa. Pescata del destino. Poi. Ma sti richiami del posseduto non sono male. Tornado neanche. Tutta roba per Edison, ovviamente. Cilindro così per me, ma. Pomodoro anche. Vabbè, truppa. Tornado. Vabbè, adesso, ragazzi, considerate che questo è la parte delle common. Poi andremo sulla roba più interessante, ovviamente. Allora, allora. Ci dovrebbe essere in mezzo anche qualcosa da quel terminal, eh? Vediamo adesso cos'è. Allora, rinforzi, Gilfred. Questo è carino. Madre Grizzly e Fanteria sono carine. Per Mermail e Got. Questa è carina come common, perché si utilizza per tirare Dragoon. Fa tipo il sostituto di uno dei pezzi. Poi vabbè, altri onesti. Ratto gigante sempre per Got. Grande scudo custode per Got. Got. Oh, il cavaliere lama che torna sempre utile. Fasciat è carino. Distruggicarta è carina come carta. Scambio creature anche per Edison, che credo di giocarlo in gadget. Andiamo con l'ultimo, perché il Giraffe Common mi sono anche rotto le palle. Vorrei andare su le cose più belline. Andiamo con l'ultimo blocco prima di andare all'ultima tranche di comuni, probabilmente. No, ragazzi, che bello! Abbiamo trovato la carta di Fratelli d'Italia. Ah, no, ragazzi, scusate. Quello era un rimasuglio del vecchio fascio. Scusate. Allora, cosa stavamo dicendo? Andiamo avanti. Pattume, pattume, pattume. Poi, adesso, leviamo sta roba e andiamo con il bellissimo cofanetto di Yugi pieno di common. Ragazzi, non ho nessun tipo di aspettativa, mi aspetto già 0 euro e 0 centesimi. Voi sicuramente non state vedendo niente, ma qua la possibilità di trovare qualcosa diminuisce carta dopo carta. Guardate, guardate la merda, la merda, la merda. Niente. Oh, oh, eccole. Ecco due carte buone. Abbiamo una Bustinatrix non censurata, con delle tette enormi che sono incredibili. Guardate. Ragazzi, se volete potete stoppare e farvi una sega. Però, nel senso, prima il like, eh. E poi insetto parassita. Poi, poi, vediamo. Abbiamo, oh, ecco qualcosina di carino. Un temerario ispirato a Secret in prima, che ha preso un po' d'umidità. Verme Queen. Carta Karakuri, che ne ho tipo 20 copie. Ma vabbè. Questa è in prima, questa è in prima. Dai, già si parla di carte più umane. Mi dispiace un po' che è imbarcata. Vabbè, è pure rovinata. Però era una carta bellina. Poi abbiamo un attacco Icaro. Poi abbiamo un protettore cucciolo. Sipario. Questa carta di merda. Questa carta che ne ho tipo 20 copie. Guardiano Goglio. Ok. Brionac Dadusa. Non sapevo esistesse. Bellino. Caius Gold. Sfera di sicurezza. Tempest Gold. Anche questo bellino. Carta inutile, inutile. Numero 41 Baguska. Onesto questo bellino. Ma... ti dirò, considerando quello che abbiamo visto ultimamente, va più che bene. E poi abbiamo l'ultima tranche di comuni, che sarà incredibile. No, abbiamo anche qualcosa di foil, mamma mia. Non so se sto chiedendo troppo alla vita. Cioè, delle foil in mezzo alla palta. Abbiamo Goryu, Mecha Maestoso, Gaia, bellino, Apertura dei Cancelli. Borrelod Riot. Mamma mia, c'ho i brividi. Velociroid. No, ragazzi, ragazzi, c'ho i brividi. Incredibile, finalmente le carte buone. Concludiamo adesso con quello che sarà. Aspettate, questo dopo. Con quello che sarà la parte bella dell'acquisto. Allora, abbiamo Extra Pendulum. Beyond the Pendulum. Vabbè, roba Pendulum a caso. Pendulum Fusion. 1, 2, 3 e 4. Oneste. Poi Magic Hayfield. Formula Synchron Secret.
Centauro da Ghost from the Past, anche questa non è male. Poi Gigantic, 2 per, tanta roba. Questi andranno subito sul market. Poi abbiamo Alpha, Secret, onesto. Aspetta, ne abbiamo 3 copie. Bel playset. Oh, tutti e tre in prima. Onestissimo. Poi abbiamo Diva. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 copie. Ultra da Dusa. Poi abbiamo Sales Ban. Anche questo 3 copie. E un'altra Centauria. Meglio di niente. Poi roba Live Twin a caso. Poi delle Frost, delle Trit. Poi sono state reprintate adesso. Key Silk. E basta. Vabbè. Onesto, roba più che ben accetta. Andiamo col secondo e vediamo cosa c'è dentro. Abbiamo, vedo roba Therion, Regulus? Non credo. Abbiamo il Regular. Ah, poi quanti ne abbiamo? 3. Poi abbiamo uno Shamy V-Star. Delfino Acqua. Un masterpiece, perché no, non ne ho abbastanza. 10 sono pochi. Poi abbiamo Girsu in triplice copia, numero 65. Exorcister magnifica, mamma mia. C'ho gli incubi con questa carta, ne ho 20 copie. Acquisto più sbagliato della vita. Poi abbiamo Therion Irregular. Orochi, molto bellino, penso sta sui 10 euro, secret. Poi abbiamo l'Illegal Knight. Anche questo secret da Difo. Poi contatto istantaneo, 3 per, perché che ne sai che non esca il supporto forte che la renda OP. Interruzione, Cosmic Cyclone, Drago Utopia Aura, 2 per, Azura King, che ne ho anche troppi io de mio. Poi 3 Soul Drain, super, oneste. Downer, ce ne può essere uno solo. Poi abbiamo Blackwing Full Armor in italiano, bellissima, non so se è americana. Eh sì, mi sa che è americana. Tanta roba. Poi abbiamo Trebora da Dual Terminal, questo adesso da giocare nel Blackwing nuovo. Le vedo molto bene, eh. Poi abbiamo doppio Gale da Dusa, aspetta, no, forse 3. Sì, 3 Gale da Dusa. Poi Vortice Nero, roba Goti a caso che ho annunciato io e poteva essere qualsiasi cosa, mi hanno dato proprio un archetipo di merda. Dettagli. Poi abbiamo ABC Dragon Buster, altra roba Goti. Poi Borrel Code Dragon, Malia, cellulare morfotronico da Turbo Pack 3. Questa molto bella. Poi abbiamo la Downer, contatto favorevole, favorito. Poi 2 Hero a caso, 3 Hero a caso. Poi roba brutta, tanto brutta. Carte Dinomorfia, di cui questa è stata proprio un pessimo acquisto. Carte da Dane, americane, belle, molto belle. Molto belle, sono molto contento. E andiamo adesso con l'ultimo pezzo, sperando di trovare una bella mina qua dentro. E ovviamente non sto parlando di mina mistica. Quella sarebbe bellissima come ritrovamento, però non credo ci sia. Allora, abbiamo un altro Gigantic Sprite, grandiosa talpa in condizioni abbastanza pessime. Poi abbiamo Imperatrice della Profezia Ulti, Immortale Terrestre Kachukalla Ultimate, anche questa molto bella, messa anche molto bene. Adesso controllo perché peccato. E Ex c'ha alcuni difetti negli angoli in basso. Vabbè, però comunque è una bellissima carta. Considerate che fino a qualche anno fa gli immortali terrestri erano proprio schifati anche a livello collezionistico. Attualmente Ultimate in prima c'hanno prezzi che fanno solo che paura. Abbiamo poi Parshat, Drago Viverna Esplosiva, Pisti. Abbiamo Lich, lo vedo leggermente imbarcato, Anche questo potrebbe aver preso l'umidità. Potrebbe. Un po' tanta poi. Poi abbiamo RSF l'entità oscura. Condizioni terribili.
Poi combattente colossale gold, questa è roba brutta, omega, fusione miracolo ultra in italiano, sempre ben accetta, razzo vulcanico, top, acceleratore trifiammata e credo che alla fine, a parte queste abilità risolutive e questo bocciolo in prima, molto bello, eccole, l'Eredice Fusion che mi hanno chiesto oggi e Naturia Rupe. Mamma mia. Vabbè, dopo questo finale con... bello il coniglio. Con carte a caso. Dino, poi. Abbiamo finito. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. Io e la mano fascista vi salutiamo. Meglio che mi dissocio da sta roba. Controlliamo un secondo sul market. Confermo, mi dissocio dal saluto fascista, eh. Facciamo finta che non sia mai esistito e mi allontano da tutto quello che è l'atteggiamento politico della destra italiana. Bene, detto questo vi ricordo di passare qua sotto in descrizione che c'è Twitch, seguitemi. Vi ricordo di passare qua sotto in descrizione che c'è Instagram, seguitemi. Vi ricordo anche di passare qua sotto in descrizione che c'è il mio TGC Market, quindi se volete supportarmi comprate da lì. Altrimenti, come sempre, c'è Magic Corner. Non dimenticatelo mai, perché se io vi posso fare opening, ovviamente non questa. Questa l'ho pagata io. Supportatemi. Grazie. Un bacio. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci vediamo prestissimo, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.